e leggiamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La legge è stata data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. E ancora Proverbi, capitolo 16, versetto 6. Con la bontà e con la fedeltà l'iniquità si espia. La grazia e la verità. Il Signore Gesù Cristo è venuto in questo mondo per portarci la grazia e la verità. Questi due valori formano un'unità indissociabile. Una non può esistere senza l'altra e non saranno mai opposte tra loro. La grazia è la potenza d'amore che ha spinto Gesù Cristo a venire sulla terra per incontrare l'uomo nel suo miserabile stato. Noi abbiamo un bisogno impellente di questa grazia per non essere condannati per l'eternità. Allo stesso tempo è venuto per dirci la verità riguardo alle esigenze del Dio Santo e riguardo al nostro stato di peccato e di inimicizia contro di Lui. Dio, che ha gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male, è scritto in Abacuc, capitolo 1, versetto 13, condanna il peccato, ma ama il peccatore. Dio ha potuto conciliare la sua giustizia e il suo amore, qualità apparentemente contraddittorie, facendo sopportare al suo figlio la condanna del peccato. Sulla croce del Golgota, quando Gesù ha accettato di venire giudicato al nostro posto, la bontà e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate, è scritto nel Salmo 85, versetto 10. Quando l'uomo, illuminato dalla verità di Dio, riconosce di essere un peccatore, Dio, che si compiace di fargli grazia, si fa conoscere come il Dio Salvatore. Rifiutare di credere a ciò che Dio dice nella Bibbia significa andare incontro al giudizio e alla morte eterna. Coloro che periscono sono quelli che non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati, come scritto in Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 10. Accettare la verità rivelata nella Bibbia vuol dire ottenere gratuitamente il perdono delle proprie colpe e la salvezza dell'anima. Che il Signore ci benedica. Sì.